Siamo qui con Camilla Mazzoli, appunto professoressa dell'Università Politecnica. Presto una filanza estiva, quindi una summer school che inizierà a breve, a brevissimo. Esatto, inizieremo il 16 di luglio e questa proposta che facciamo agli studenti durerà per tutta la settimana, quindi saranno 5 giornate intense, dalla mattina alla sera, in cui saremo in aula noi docenti universitari, ma soprattutto professionisti del settore, e parleremo e soprattutto sperimenteremo le tematiche legate alla finanza e al trading. Si parlerà di come leggere le informazioni finanziarie, come approcciare i mercati. Gli studenti avranno la possibilità di operare direttamente sulla piattaforma di trading con dei conti reali che abbiamo la possibilità di avere grazie alla collaborazione con il nostro partner e promotore dell'iniziativa che è Directa Sim, e quindi sarà un momento in cui gli studenti potranno fare gli operatori di borsa, non solo studiare ma sperimentare nella pratica che cosa significa fare i gestori, quindi gestire risorse finanziarie. Dunque è una summer school rivolta anche ai cittadini, però non solo agli studenti, a chi ha voglia appunto di mettersi in gioco su questo ambito così difficile, diciamo. Allora, in questa prima edizione il messaggio è rivolto soprattutto agli studenti. Le confesso che c'è grande interesse da parte del mercato per queste tematiche. Si parla tanto di educazione finanziaria ed è giusto parlare di educazione finanziaria, perché i mercati sono qualcosa che va studiato profondamente e capito profondamente. Non ci si può improvvisare professionisti dei mercati finanziari, e quindi c'è tanto interesse da parte del mercato. Non è detto che una delle prossime edizioni non possa essere completamente dedicata ai professionisti piuttosto che ai cittadini che si interessano di queste materie. Ma soprattutto la volontà anche di dimostrare che le donne possono arrivare in questo settore. Esatto, mi fa molto piacere comunicarvi che l'aula, che è composta da 50 studenti, di cui 30 sono dell'Università Politecnica delle Marche e 20 provengono da altri atenei italiani, sarà equidistribuita per quanto riguarda la componente di genere, quindi avremo metà rappresentanza femminile e metà rappresentanza maschile. E questo ci fa molto piacere, perché il mondo finanziario è tradizionalmente un mondo maschile, invece attenzione, perché anche la componente femminile si interessa a queste materie e lo fa in modo competente. Lo fa con delle qualità di risk manager che a volte sono più adeguate, più prudenti, diciamo, di quanto possono essere quelle maschili. Una summer school anche all'insegna della continuità, un progetto nato tantissimi anni fa. Il progetto nasce in realtà nel 2002, in un momento in cui in Italia neanche ancora si parlava di trading, di possibilità di accedere direttamente alle borse. Per investire si andava al borsino della banca e si negoziava tramite l'operatore bancario, e noi in quegli anni invece già riuscivamo a proporre ai nostri studenti l'accesso diretto ai mercati tramite l'accordo con una società americana, che è la Thousand Analytics, che operava in Italia tramite Investnet, e offrivamo ai nostri studenti un corso che si chiamava Laboratorio Borsa Virtuale all'epoca, e adesso è diventato invece un corso ufficiale della laurea magistrale in scienze economico-finanziarie, e si chiama Negoziazioni di Borsa. E in questo corso, che era un laboratorio, gli studenti studiavano materie legate al trading e agli investimenti, ma soprattutto sperimentavano, perché con queste piattaforme di trading veniva anche insegnato loro come materialmente accedere al mercato e come selezionare gli strumenti per investire sui mercati.